Ciao, tu ti trovi in un posto così e poi a un certo punto vedi una cosa come questa. Io mi chiedo, ma non abbiamo ancora imparato? Non abbiamo ancora imparato proprio niente, con tutto quello che è successo e che sta succedendo, non abbiamo veramente compreso ancora nulla? Stiamo continuando ad inquinare il mondo con le cose che noi produciamo, che creiamo, che già di per sé non sono buone, alcune le creiamo e le produciamo per le nostre paure o le paure di qualcuno. Vedo in giro guanti, mascherine, spazzatura di vario tipo. Per me questa cosa è inconcepibile, è veramente qualcosa di inconcepibile, veramente. Io soffro molto quando vedo cose buttate per terra e provo veramente fastidio, sento il dolore della terra, il dolore di vedere un'umanità che non ha ancora compreso. E veramente non sono proprio allineata quando vedo queste cose, perché veramente mi infastidiscono. Poi mi chiedo, cosa mi mostra di me questo? Cosa mi mostra di noi? Tutto riflette ciò che noi siamo. Quanto sporco c'è ancora dentro di noi? Cosa devo ancora pulire? Perché voi sapete che tutto ciò che noi vediamo nella nostra vita, che ci tocca in qualche modo, è perché ci sta facendo vedere qualcosa di noi. Come sto inquinando? Magari anche con i miei pensieri sto inquinando. Con le azioni? E quello che ti suggerisco è proprio, quando vedi una cosa del genere, che può sembrare una piccola cosa, in realtà ti sta dicendo qualcosa di te. Sembra assurdo, ma in realtà è proprio così, perché tu sai bene che tutto quello che accade attorno a noi è il nostro specchio. E questo ci sta dicendo, il mondo è ancora sporco e ha bisogno di essere pulito. Allora io quello che ti suggerisco, quando vedi una cosa del genere, che può sembrare un piccolo grande indizio, lavora su di te, utilizza il processo della Divine Connection proprio per pulire ciò che emerge, pulire ciò che senti che non è ancora pulito di te. E poi fai anche un gesto simbolico, magari raccogli quello che trovi e buttalo via. Questo non è solo un qualcosa che tu fai a livello proprio di pulizia o per sentirti buono, è qualcosa di molto più grande, perché questo ti porta ad essere impeccabile nel senso che tu hai un pensiero e agisci in base a quel pensiero, e questo è quello che ci è richiesto dal mondo, dalla vita, ora in questo momento, con tutto quello che sta accadendo. E essere impeccabili e congruenti, che per star bene chi è più saggio, chi è un po' più risvegliato, ha il compito di pulire anche per gli altri che non lo sono e che certe cose non le vedono, non hanno proprio l'apertura, la capacità di vederle. In più è anche uno stimolo per chi ti vedrà. Perché vedere che tu tiri su qualcosa da per terra può sembrare piccolo, ma è un grande gesto che potrà ispirare anche chi ti vede fare questa cosa. Non potrà fare finta di niente. Sta venendo a galla, sta emergendo tutto lo sporco che c'è nell'umanità, nel pianeta. E chi lo vede ha proprio il compito di pulire, perché le altre persone magari sono inconsapevoli e non lo sanno quanto è importante. È importante proprio per tutti noi diventare sempre più svegli e sempre più impeccabili. Quindi, mi raccomando, ogni volta che vedi una cosa come questa, lavora su di te, raccoglila e buttala via. Lo so che non l'hai fatto tu, ma questo gesto ti aiuta a pulire nella tua vita e nella vita di tutte le altre persone.
E mi raccomando, se non conosci ancora il metodo Divine Connection, compra il libro, prendi il libro Divine Connection, impara il metodo, entra nel gruppo Divine Connection su Facebook, perché tutti noi stiamo proprio lavorando per questo fine. Mi raccomando, ti aspetto. Un abbraccio di luce da Patrizia. Ciao!